Leitmotiv di questi giorni è sempre lo stesso, vietato abbassare la guardia. Sì, certamente sappiamo quanto è stata importante la vittoria di domenica scorsa a Valdagno, però sappiamo che ora è il momento di andare con la testa bassa, continuare a lavorare, cercare di portare a casa anche la gara di domenica contro il Mezzavallo. Che aree si respirano nello spogliatoio crociato? Sicuramente c'è tanto entusiasmo perché, come dicevo prima, la gara di domenica ci ha dato entusiasmo. Ma siamo carichi anche per la gara di domenica adesso. Ecco, il Parma col Mezzolara che tipo di prestazione dovrà mettere in campo? Loro probabilmente si chiuderanno e punteranno sulle ripartenze, quindi insomma bisognerà stare attenti anche perché memori della gara dell'andata in cui fu il primo mezzo passo falso, il primo pareggio del Parma in campionato. Sì, infatti all'andata era il primo pareggio che facevamo in campionato, avevamo trovato una squadra ostica che si chiudeva bene dietro. Dovremmo fare una gara paziente e andarle a prendere subito alti, chiudere nella loro metà campo e poi si vedrà. L'ultima da parte mia, lo schieramento a quattro centrali, quindi con Benassi un po' più difensivo, per te ha comportato qualche differenza particolare a livello di, insomma, posizione occupata in campo oppure non è cambiato nulla? No, ho sempre fatto il mio da terzino, quindi niente di che. Senti, prima parlavamo dell'ostacolo Mezzolara, che squadra è e come la state studiando? E di solito guardiamo le altre squadre il venerdì, quindi oggi dopo, cioè prima dell'allenamento, quindi ancora, cioè ci ricordiamo come sono dall'andata. Ecco, ma un mezzo discorso immagino abbiate abbozzato già. Quali sono le dritte che vi ha dato l'allenatore, se ve le ha date? Ma il mister più che guarda gli altri guarda in casa nostra, noi stessi, ci dice appunto che ora è il momento più difficile del campionato perché potrebbe essere, non dico normale, però dai, dopo la gara di domenica ci potrebbe stare un attimo un calo di tensione, ma sicuramente non sarà così. Forse Apolloni non è così d'accordo. State studiando qualcosa per tenere sempre alta la tensione? Non so, mi viene in mente una... Beh, c'è comunque una bella atmosfera, però per evitare che la tensione si abbassi, qual è la ricetta? Secondo te cosa bisogna fare? Per me allenarsi sempre a 1000 durante la settimana, perché alla fine è quello che seminiamo durante la settimana, poi raccogliamo la domenica. Se ci alleniamo bene durante la settimana, la domenica è una conseguenza. Senti, fino a qui tu sei stata una delle sorprese più belle, anche perché sei comunque un under, stai giocando in un ruolo non tuo. Se, guardando magari all'anno prossimo, no? Qual è la situazione? Se ti dicono magari di restare, oppure di, secondo te cosa ti riserva il futuro? Ma io prima di tutto penso a finire bene quest'anno, perché a raggiungere l'obiettivo. Poi l'anno prossimo si vedrà. Io ormai adesso dire che gioco fuori ruolo, ho fatto quasi metà campionato. Non terzine, vale più. Esatto, quindi mi adatto, però dai, finché mi trovo bene, sto bene. Poi ovviamente se mi dicessero di restare qua, non ci penso subito volte. Perfetto, ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Abbiamo visto anche Scala. Subito dopo ha detto che questa partita, questo risultato l'ha guarito. Mi ha detto qualcosa in particolare? Oltre a farvi immagini complimenti. No, ci ha fatto semplicemente i complimenti. Ha detto appunto di non abbassare la guardia in questo momento, che è la fase clou del campionato. E quanto stanno contando i giovani in questo formato del Parma? Secondo me è parecchio, anche perché siamo abbastanza in rosa, 15 o 17 mi sembra. Quindi noi cerchiamo di dare il nostro contributo, ovviamente i più anziani, tra virgolette, ci mettono nelle condizioni di dare il meglio, di dare il massimo. Ieri i dirigenti del Parma hanno aperto il Master Università. Dal di dentro come si sta vivendo il modello Parma sul campo? Sicuramente si sta vivendo in una maniera serena, felice, si sta bene. Ieri sempre al Master Scala ha detto: questa è una squadra fatta da uomini più che da prima che ancora da calciatori, somiglia tanto alla mia. Io non so se tu hai studiato un attimino in passato, ma chi ti senti di somigliare tu, di quel Parma? Io non lo so e non vorrei dire cose che magari esatto. Non lo so. Perfetto. Non so a chi potrei assomigliare. Ditemelo voi, non lo so. Apolloni per il colore dei capelli. Perfetto. Visto per il colore dei capelli.
Abbiamo finito, tanto. Abbiamo finito? No. Altre domande? Ecco, il prossimo assist a Barre lo farai tu, lo possiamo dire. A Barre si fa gli assist da solo, no? Ciao, grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao.